Diamo il nostro ben ritrovato al teologo biblista, frate Alberto Maggi. Ciao, come ogni domenica con noi. Buona domenica, Francesca. Anche oggi commentiamo un Vangelo che mi sembra molto bello. Molto bello, ma è anche molto complesso e va compreso nella cultura del tempo. Matteo inizia con la genealogia di Gesù e secondo la concezione del tempo, dove non c'è il termine genitori, ma soltanto un padre che è colui che genera e una madre che partorisce, la donna, il figlio praticamente non mette niente, lui inizia con un maschio che genera un altro maschio. Quindi leggiamo l'inizio del Vangelo di Matteo: Abramo generò Isacco generò Giacobbe e così via, arriva Davide, generò Salomone e così via per tutta la storia di Israele, fino a che arriva alla 38esima volta Giacobbe generò Giuseppe e per il ritmo ci si aspettava Giuseppe generò Gesù, e invece qui si interrompe. Giuseppe, lo sposo, il marito di Maria, dalla quale fu generato Gesù. Cosa vuol dire questo? Sia chiaro che il Vangelo di Matteo non è un trattato di ginecologia, ma di teologia. L'evangelista vuol presentare Gesù come la nuova creazione. Siccome il padre nella cultura del tempo non trasmetteva soltanto la vita fisica, biologica, ma con essa la tradizione, la morale, la storia, l'evangelista dice che quella storia gloriosa di Israele, che è cominciata con Abramo, ha raggiunto il suo culmine con Davide, si ferma a Giuseppe, non viene trasmessa a Gesù. Gesù è una nuova creatura, qualcosa di nuovo. In questo frangente c'è il dramma. Il matrimonio ebraico avveniva in due parti, lo sposalizio e le nozze. Prima di passare alla seconda fase, Maria si trova incinta. Per opera dello Spirito Santo, l'Evangelista si richiama al momento della creazione, al libro del Genesi, dove c'è scritto che in principio Dio creò il cielo e la terra e lo Spirito aleggiava sulle acque. Gesù è la nuova creazione frutto dello Spirito, ma Giuseppe non lo sa. Lui è un giusto, cioè un perfetto osservante della legge, e la legge prescrive che in caso di adulterio l'adultera va denunciata e va ammazzata attraverso la lapidazione, e il fidanzato deve essere il primo a scagliare questa pietra. Ma un sentimento d'amore non sappiamo, senz'altro di compassione, di misericordia, si incrina al fronte della legge. Giuseppe non se la sente di far condannare a morte la fidanzata Maria, e basta questo piccolo spiraglio, ecco l'irruzione dello Spirito, ecco l'irruzione di Dio attraverso l'immagine biblica dell'angelo del Signore che dice di non temere, di prendere Maria, con una novità. Dice: gli porrai il nome. Il primogenito maschio che nasceva portava sempre il nome del padre o al massimo quello del nonno, così si perpetuava. Invece ecco una novità: si chiamerà Gesù. In italiano non rende l'espressione dell'evangelista, si chiamerà Gesù perché salverà il suo popolo dai suoi peccati. Se si chiamava Pippo era lo stesso. È che in ebraico Gesù è Yeshua, salverà è Yoshua, quindi si chiamerà Yeshua perché Yoshua. Per rendere lo stesso gioco di parole in italiano dovremmo tradurre: si chiamerà Salvatore perché salverà il suo popolo dai peccati. I peccati non sono le colpe, ma è il passato che pesa sulla persone. Ma dove l'evangelista vuole arrivare, che la linea teologica di tutto il Vangelo è importante, che spiegando che gli sarà dato il nome di Emanuele secondo la profezia di Isaia, dice che significa Dio con noi. Ecco la grande novità della buona notizia: con Gesù Dio non è più da cercare, non è un Dio esterno, lontano, ma è un Dio con noi, cioè un Dio da accogliere, e con lui e come lui andare verso gli altri. Questa sarà la linea di Matteo, e infatti è l'evangelista che conclude con le parole di Gesù sul monte della risurrezione dicendo: ecco, io sono con voi tutti i giorni. Allora non c'è da cercare Dio, ma da accoglierlo e con lui come lui andare verso gli altri per comunicare vita. Vabbè, cioè è veramente un Vangelo molto complesso e ricco di spunti di riflessione, quindi io ringrazio come sempre il nostro teologo biblista frate Alberto Maggi e vi consiglio uno dei suoi libri, Di questi tempi, un inno alla vita per riscoprire la gioia di ogni giorno, edito da Garzanti. Grazie mille frate Alberto, a domenica prossima. Grazie, buona domenica Francesca.